Dovendo pensare a cosa parlare stasera, ho considerato che parlare del mio passato non aggiungerebbe molto, annoierebbe di più e sarebbe anche poco comprensibile data la tecnicità di alcune cose che faccio e la platea variegata. Quindi ho pensato di parlare del futuro e di come vedo lo sviluppo tecnologico di oggi e come questo sta cambiando il modo in cui un ruolo come il mio in un'azienda può creare valore per l'azienda stessa e per i consumatori. Quindi parlo di una storia di tecnologia, dove ci sono tre attori principali in questa storia. Abbiamo tre attori che probabilmente avete già sentito parlare, di internet, il mobile, nel senso di device mobili, utilizzabili ovunque voi siate, e il cosiddetto cloud. Andando nell'ordine, partirei da internet e non vi annoierò su che cos'è internet perché internet esiste già da tanti anni e tutti lo sanno, però ci sono tre elementi all'interno di internet su cui voglio soffermarmi. Il primo è il World Wide Web, il secondo è l'Internet of Things e il terzo è la cosiddetta Zero User Interface. Partiamo dal World Wide Web, che cos'è? Perché è importante? Beh, è la connessione di tutti i computer nel mondo, messa in modo molto semplice. E la cosa interessante è che rende disponibile l'informazione che esiste su un computer lontano da me e tutto ad un tratto io mi ci posso connettere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire decimare il costo dell'accessibilità dell'informazione. L'informazione esisteva già prima, qualcuno sapeva già qualcosa o qualche evento era già stato registrato. Però in passato dovevo affidarmi a un libro, a una biblioteca, dovevo viaggiare, andare da qualche parte, fare ricerche e scoprire le cose. Adesso lo posso fare attraverso il computer, attraverso internet. E quindi basta pensare a come vengono scritte le tesi oggi rispetto a 15 o 20 anni fa, un paper di qualsiasi ricercatore, ma anche solo, io lavoro in azienda e non scrivo più paper di ricerca, però non posso immaginare come potrei lavorare senza mandare email per comunicare, no? L'email è una cosa banalissima che tutti usano, ma basta pensare a come era all'inizio degli anni 90. Le aziende, Procter & Gamble esisteva, funzionava benissimo, eppure lo funzionava senza email. Quindi il costo dell'accessibilità dei dati è diminuito drammaticamente grazie al World Wide Web. Ma poi iniziamo a pensare perché connettere solo i computer? Perché non connettere qualcos'altro? Perché non connettere tutti gli oggetti che abbiamo? Qualsiasi arnese noi utilizziamo nella nostra vita potrebbe diventare un computer, perché potrebbe essere in grado di fare computazione per poter comunicare e quindi aumentare la disponibilità di informazione per tutti. Ed è questa l'idea dell'Internet of Things. Ora, perché parlo di Internet of Things e faccio vedere una slide di caffè? La ragione è che il grande problema di far parlare due strumenti, due arnesi, due computer, è che sono fondamentalmente stupidi, cioè non hanno intelligenza propria, no? E quindi spessissimo in passato si avevano software, cioè regole di operazione per lo strumento che esistevano, specializzate per quello strumento e un programmatore poteva scrivere per quello strumento, ma non poteva poi prendere la stessa idea e portarla a un altro strumento, perché l'altro strumento non la capiva. Fortunatamente negli anni 90 ci sono stati sviluppi perché hanno rotto questa dipendenza dal hardware. Finalmente è possibile avere un software, cioè un'idea, un insieme di istruzioni che sono adesso comprensibili da tutti gli strumenti a prescindere. Un esempio è il Java. Java è il linguaggio di programmazione oggi chiave per molte applicazioni, tra cui l'Internet of Things. E fu nominato, diciamo, in onore del caffè bevuto da James Gosling quando lo inventò, e anche per motivi legali, perché era nominato Oak e non potevano più mantenere lo stesso nome per una causa. E quindi abbiamo un mucchio di dati che sono disponibili in maniera molto economica grazie a internet e ci sono ancora più dati creati da tutti gli strumenti. Quindi c'è un'abbondanza volumetrica di dati che prima non c'era. E non intendo solo che lo stesso tipo di dato viene ripetuto più volte, ma ci sono proprio dati che prima non esistevano, no? Pensiamo solo alla misurazione della temperatura o alle fotografie che vengono fatte tutti i giorni. Il numero di fotografie o di rilevazioni della temperatura fatte ad oggi è spropositato rispetto a 5, 10 o 15 anni fa. E quindi abbiamo dati
economici, che è facile da raggiungere, sono tantissimi. Dov'è l'ulteriore evoluzione? È la cosiddetta Zero User Interface. Questo è un concetto abbastanza recente. La user interface è quella, è l'interfaccia che esiste tra la macchina e l'uomo. Allora, se io ho dei dati e li voglio usare, ho delle informazioni là e voglio accedervi, beh, devo interfacciarmi con la macchina. E quindi c'è tutto un campo di design che è focalizzato sul massimizzare l'efficacia di questa interfaccia. Tipicamente l'interfaccia è uno schermo, e l'evoluzione degli smartphone e del multitouch è stata una vera rivoluzione in questo campo. Però se guardiamo a quello che sta succedendo nell'industria negli ultimi 2 anni, non è più solo quello, non c'è più lo schermo. E ovviamente Zero User Interface è un termine provocatorio, non è vero che non c'è un'interfaccia, ma l'interfaccia è spesso diventata tattile, vocale o predittiva e che si basa automaticamente sull'ambiente. L'esempio più classico è lo strumento Echo di Amazon, no? Uno strumento a cui tu puoi parlare. Io al mio cellulare posso parlargli, posso chiamarlo, lui mi risponde e fa quello che mi risponde alle mie domande, più o meno ovviamente. E questo trend continuerà solo ad aumentare. Perché? Perché se noi abbiamo tantissimi dati, sono sempre più economici e sono sempre più accessibili, beh, però l'interazione con questi dati deve essere facilitata. E fortunatamente l'evoluzione tecnologica ci sta rendendo possibile interagire, comunicare con le nostre macchine in maniera sempre più veloce. Pensate che un tempo si usavano le carte bucate, credo si dica in italiano, poi ci si è spostati per parlare con i computer, punched cards, pardon, poi ci siamo spostati alle linee di comando, poi a quella cosiddetta graphic user interface, che è il desktop di questo computer che avete visto prima, e ad oggi invece possiamo parlare al computer, no? E quindi questa evoluzione sta portando la macchina sempre più vicina all'uomo, che è un beneficio per l'uomo, perché può essere più efficace in quello che fa, essendo più abilitato a raggiungere i suoi fini grazie alla macchina. E quindi io metto insieme questi tre elementi nel concetto di internet, e lo vedrete tra un paio di minuti dove sto arrivando con questi tre punti che fanno internet. Il secondo attore di questa storia di tecnologia è il cosiddetto mobile. Perché è importante il mobile? Perché ad oggi io posso lavorare ovunque io sia, posso comunicare con chiunque io voglia, e quindi se prima stavamo parlando della disponibilità della produzione di dati pervasiva ovunque noi siamo, adesso invece parlo della disponibilità di comunicare per gli uomini. Cioè se ho tante macchine che producono dati, ho zeri e uni, variazioni nello stato del silicio. Se invece metto in comunicazione delle persone, prendo questi dati e inizio a trasformarli in idee. Cioè la comunicazione è stata rivoluzionata, e questo sta cambiando il modo in cui noi lavoriamo, il modo in cui ricerchiamo e il modo in cui interagiamo, no? Io ho vissuto in vari paesi, però per qualcuno che è cresciuto negli anni 70 potrebbe sembrare wow, è andato lontano. In realtà non è più così lontano, perché la comunicazione di oggi mi permette di chiamare un mio amico, la mia famiglia, chiunque io voglia, dal mio cellulare, ovunque io sia. Passo al terzo e ultimo attore di questa storia di tecnologia, la cosiddetta potenza computazionale. Voi direte, stavamo parlando di cloud, perché parliamo di potenza computazionale? Se voi pensate al cloud, immagino la maggioranza penserà al proprio cellulare, al proprio iPhone, e il fatto che gli dice che c'è un cloud, che non si capisce bene cosa sia. Però quando faccio una foto, poi la foto mi appare sull'iPad e anche sul mio computer. Oppure quando compro una canzone su Google Play o iTunes, la canzone non mi arriva, non è con nulla di materiale, però tutto ad un tratto la posso ascoltare, la posso riascoltare, la posso ripetere sul mio software. E quindi questo è uno dei benefici del cloud, no? L'immagazzinamento, lo storage dei dati, no? Il mettere i dati in memoria in un posto che è remoto da me ed è sempre attivo e ridondante, quindi sicuro e che non si cancellerà mai, diciamo, è sicuramente un beneficio. Ma non mi interessa così tanto in questa storia. Il beneficio del cloud a cui mi riferisco qua è la disponibilità di potenza computazionale senza pari nel passato. Cioè, un tempo, se io avessi iniziato il mio business,
avrei dovuto pensare a che computer comprare per fare certe operazioni. E ovviamente non posso comprare il computer più grosso possibile perché lo utilizzerei la sua capacità di calcolo vera e propria solo magari una volta al giorno, una volta a settimana, una volta al mese. E ovviamente sarebbe un investimento stupido se io spendessi tutti i miei soldi per il computer più bello possibile, ma poi non avessi investimento per altri aspetti della mia azienda. Se però io potessi noleggiare un computer super potente, on demand, cioè a discrezione di quando ne ho bisogno e non usarlo in altri momenti. E dall'altro lato dell'industria, chi produce il computer non è che me l'ha venduto e non lo può più usare, ma me lo presta, me lo affitta e appena io non lo sto usando lo può dare a qualcun altro. È ovvio che quella persona dall'altro lato dell'azienda si può permettere di affittarlo a un costo molto più basso e dal mio lato io posso acquistarlo a un costo molto più basso. Ecco che tutto ad un tratto il costo della potenza computazionale è stato decimato rispetto al passato. Esempi concreti di ciò sono il famoso Amazon Web Services, che è una delle business unit di Amazon, forse la meno nota, ma in realtà la più profittevole, almeno negli ultimi 2 o 3 anni. E allo stesso modo Google offre lo stesso servizio e ce ne sono sempre di più. Microsoft fa lo stesso, Oracle fa lo stesso. Tutte le grandi multinazionali diciamo, informatiche si stanno aprendo una loro business unit in questo campo perché è un ovvio progresso tecnologico che prima non esisteva, oggi esiste, è un beneficio per gli utenti ed è un beneficio anche per i produttori, in quanto fanno ottimi profitti apparentemente. Ecco che quindi ho i tre personaggi della storia di tecnologia. Ho internet, ho il mobile e ho il cloud. E ho cercato di spiegare come io in realtà connetto questi a 3 temi: l'availability of data, la disponibilità dei dati, la connettività e la potenza computazionale. Ora, io ho presentato nella prima slide questo discorso come una nuova catena del valore, e allora è lecito chiedersi cosa c'entra questo con una catena del valore, dov'è la catena e tutto ciò. E allora iniziamo a ridistribuirli. E riconosciamo che abbiamo un mucchio di dati, questo l'abbiamo capito, ne abbiamo parlato abbastanza, c'è internet, ci sono tanti dati e costano poco, fantastico. Cosa ce ne facciamo? Questa è la prima domanda. E qui manca un pezzo del puzzle, che sono gli algoritmi. Ora, cosa sono gli algoritmi? L'algoritmo è una ricetta, è un insieme di istruzioni. Perché? Perché il computer è una macchina che fa i conti molto più veloci di qualsiasi uomo. Però non sa cosa farsi, non sa cosa fare. Di per sé, deve essere istruita. Bisogna spiegargli per filo e per segno che operazioni fare. L'algoritmo è esattamente spiegare per filo e per segno cosa far fare a un computer. E allora questi algoritmi sono anche effettivamente migliorati negli ultimi 5-10 anni, però a mio parere, almeno quelli che uso ad oggi, non sono più o meno degli anni 80 e 90, non sono stati completamente rivoluzionati, mentre la disponibilità di dati e la potenza computazionale lo è stata. Per questo non lo menzionavo prima come uno dei 3 elementi di cambiamento. E qua stiamo arrivando all'elefante nella stanza, all'argomento che di solito tutti mi chiedono quando parlo di analitica. Tutti pensano subito, ah, ma allora che cos'è questa intelligenza artificiale, che cos'è questo machine learning? E sicure, perché se lo chiedono? Perché ci sono stati delle svolte, soprattutto nel 2016, dei risultati abbastanza inaspettati che hanno portato l'attenzione del pubblico all'argomento. Situazioni dove un computer è in grado di sconfiggere un uomo a scacchi, era già successo da tempo, ma anche in altri giochi come AlphaGo, che sono molto più complessi degli scacchi, dove si pensava che la mente umana avesse comunque il lato più forte, dove si pensava che forse nel 2025 ci arriveremo con un computer che riesce a sconfiggere un uomo, e invece nel 2016 tutto ad un tratto il campione mondiale di AlphaGo viene sconfitto da una macchina. E poi ce ne accorgiamo con i nostri cellulari, no? Noi prendiamo il cellulare, facciamo una foto e chiediamo al cellulare che cos'è che c'è sulla foto. Oppure il fatto che il cellulare possa riconoscere la mia voce quando lo chiamo, ma non riconosce la voce di qualcuno, cioè riconosce che la voce di qualcun altro non è la mia quando qualcun altro prova a chiamarla. Oppure i nuovi cellulari ti guardano e riconoscono che sei tu e si sbloccano, no?
Beh, queste cose sembrano davvero umane, l'idea di riconoscimento è davvero umana e per questo si parla di artificial intelligence, pardon, di intelligenza artificiale, si parla di machine learning, perché una macchina impara come se fosse un uomo. E quindi il passo successivo è facile, inizi a pensare ma cosa succederà se le macchine iniziano a capire che sono delle macchine, acquistare autocoscienza. E quindi poi di solito l'immaginario collettivo viene conquistato da queste visioni distopiche di un universo con le macchine che hanno coscienza di se stesse, si coordinano, si ribellano ai loro creatori, no? E allora in questi casi, secondo me, beh, benché sia mai come oggi è più difficile predire il futuro, assolutamente. Ed è verissimo che il cambiamento va veloce, ma va sempre più veloce perché è in accelerazione ad oggi. Tuttavia, secondo me, è ancora valida la battuta di Andrew McAfee del 2013, questo è un bellissimo TED Talk che consiglio a tutti, dove fa notare che sì, magari le macchine si coordineranno e acquisteranno autocoscienza, ma inizierò a preoccuparmene solo il giorno in cui il mio computer riconoscerà la mia stampante. Non siamo ancora lì, essenzialmente. E la cosa fondamentale è che non bisogna mistificare questi nuovi strumenti, questi nuovi algoritmi e pensare siano negativi, basta usarli appropriatamente e anzi hanno un valore enorme. Perché? Perché io ho tantissimi dati, ma non me ne faccio niente dei dati da soli, di zeri e uni. La primissima cosa di cui ho bisogno è strutturarli. Spesso si tratta di operazioni di riconoscimento ed è una cosa estremamente tediosa. Nei miei primissimi anni di lavoro ogni tanto mi toccava sedermi e catalogare i miei dati per aggiustare l'informazione. Questa è una cosa che oggi mi posso risparmiare, perché lo può fare una macchina al mio posto. Oggi io posso fare una foto a qualcosa e il computer può capire che cosa c'è in quella foto. È una cosa che ha per me poco valore aggiunto, perché è estremamente ripetitiva, la dovrei fare 10.000 volte, un milione di volte. Un milione non la farai mai, ovviamente, anche 10.000 probabilmente non la farai mai, la farai massimo 100 volte. Adesso il computer lo fa per me e quindi lo posso fare un milione di volte senza nessun problema. È chiaro che ho un passaggio di una catena del valore dove il mio dato di 0 e 1 adesso diventa di maggior valore. Il dato è diventato informazione. Non è più solo una foto, ma è il fatto, se fosse la foto che mi state facendo in questo momento, la mia foto qui, è l'informazione che io a quest'ora sono qua. No? Se io vedessi questa foto, potrei scriverlo. Allora io ero lì in quel momento. Adesso c'è una macchina che lo può fare per me e quindi posso risparmiarmi il tedio di dover fare un'operazione ripetitiva e la faccio fare alla mia macchina. Arriviamo quindi a cosa c'entra la connettività e devo ammettere che qua adesso devo un po' giocare con le figure per spiegare quello che intendo. E la connettività è un tema un po' più ampio, secondo me. E il modo in cui la vedo è che la connettività mi permette di guardare a queste informazioni in maniera molto più efficace. Cosa vuol dire? Che prendere le informazioni, come dire una bella dashboard, un bel grafico, una bella tabella o una serie di grafici che interagiscono tra di loro, l'analisi di questi dati è un'operazione che ad oggi è ancora per lo più umana, dove io ho un problema, mi pongo delle domande. Quali sono le possibili ipotesi che potrebbero spiegare la ragione del problema? E quindi do queste risposte come ipotesi e le testo una dopo l'altra contro i dati, contro le informazioni che ho a disposizione. Ecco che allora inizio a trasformare quella che è già solo informazione, un fatto, cosa è successo nel passato, in idee nuove, quelle che in inglese si chiamano insights, che secondo me in italiano è meglio tradurre come intuizioni, perché io ci penso. Uso la mia mente umana di problem solver, quindi risolvo il problema con iterazioni, passo anche delle ore a pensarci e arrivo alla conclusione che secondo me è la soluzione del problema. E questa è quella che io chiamo un'intuizione. Spesso è la spiegazione alla risposta a una domanda preesistente, può capitare sia pure un'idea nuova senza neanche una domanda. E infine abbiamo che questa connettività si collega le insights, queste intuizioni, alla loro esecuzione. Perché non c'è modo di esagerare l'importanza di avere un'esecuzione dopo l'intuizione.
specialmente il mondo del business. Se io lavoro in un'azienda e ho una grande idea, ma non me ne faccio nulla, non è una grande idea. Ho bisogno di portarla nella realtà. E la connettività, il mondo digitale, sta cambiando radicalmente il modo in cui chiunque lavori lo può fare in maniera più efficace. Quindi anche solo la scala temporale di avere un'idea e renderla reale è diminuita drasticamente. Ecco che quindi sono arrivato ad avere una catena del valore, dove sono partito da delle tecnologie nuove che creano una moltitudine di dati che prima non esisteva, in quantità spropositate. Ho tecnologie nuove che mi permettono di analizzare, di elaborarli e trasformarli in informazione, ok? Questa informazione poi, grazie ad altre tecnologie, si può evolvere in un'intuizione che ha valore per l'azienda per cui lavoro o per la società di cui faccio parte, assolutamente. Beh, ha valore solo nel momento in cui la porto a una effettiva azione, quindi un'esecuzione. Chiudo collegandomi al commento del Presidente durante il suo intervento, dove menzionava questa ultima rivoluzione industriale che sta cambiando il modo in cui la ricchezza viene distribuita nella società. E devo dire che questa bellissima catena del valore per me è fantastica, io ci lavoro e mi ci diverto, però bisogna realizzare che chi adesso fa al fatto che abbiamo algoritmi che mi trasformano i dati in informazioni e mi risparmia il dover avere persone che fanno un'operazione tediosa, è comunque un evento che ha implicazioni sulla società, non possono essere sottovalutate. La corrente rivoluzione industriale è la prima che sta rendendo più povera la classe media. Questo è un fatto ed è dovuto all'evoluzione tecnologica, che è bellissima e sta aumentando la ricchezza globale della società. La questione ovviamente è come questa ricchezza globale sta venendo distribuita e il fatto che oggi pochi ingegneri possono produrre qualcosa per miliardi di persone. L'esempio classico è quello di WhatsApp, dove 16 ingegneri producevano un prodotto per, credo, più di 1 miliardo di persone. Ovviamente queste persone hanno un mucchio di valore, però allora cosa vuol dire per la nostra società? E cosa vuol dire che chi faceva un tempo un lavoro ripetitivo non lo fa più? Quindi io ne sono felicissimo e da un punto di vista tecnico è una cosa spettacolare, credo, è una delle bellissime aspetti dell'umanità, la continua evoluzione tecnologica, però certamente l'argomento va anche affrontato da una prospettiva non tecnica ma politica. Grazie.